Alessio è stato fra i giornalisti premiati col prestigioso riconoscimento Pio La Torre a Bologna. Questo riconoscimento per il tuo contributo sulle tue inchieste fatte soprattutto sulla mafia dei Nebrodi. Qual è la tua emozione nell'aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento? È stata grande perché essere accostato a un nome di un siciliano così valoroso, una persona che ha vissuto la sua vita a schiena dritta, costi quel che costi, fino a essere ammazzato dalla mafia, è certamente una grandissima emozione per me. Tu hai fatto queste inchieste, soprattutto non hai dimenticato, diciamo, la tua terra di origine in questo caso. Da lontano, da Milano, hai parlato spesso della mafia dei Nebrodi. Dalle tue inchieste ad oggi, secondo te è cambiato qualcosa oppure c'è ancora da fare inchieste, soprattutto scoperchiare questo calderone mafioso che ancora bolle in Sicilia? Guarda, purtroppo il calderone sono circa 100 anni che viene scoperto. Nel corso delle mie inchieste ho ricordato come 100 anni fa proprio Mistretta fu al centro della cosiddetta mafia interprovinciale, che alla fine lucrava proprio sui terreni. 100 anni dopo mi sono rioccupato più volte delle infiltrazioni mafiose in agricoltura, per cui è un po' sconfortante che nei corsi e nei ricorsi della storia si torni sempre a parlare degli stessi fenomeni e spesso anche ricorrono gli stessi cognomi. Questa è certamente la più grande sconfitta del nostro territorio, cioè quella di non aver saputo reagire e creare un futuro pulito, onesto, lontano da tutte le infiltrazioni e nel segno della legalità. Naturalmente questo vale per pochissime persone, perché non bisogna dimenticare come i contadini Nebrodi siano sempre stati gente onesta, gente che ha sudato il proprio pane. E purtroppo per poche persone poi finisce nel calderone generale questo nome dei Nebrodi, che invece è costituito da un parco, da un territorio bellissimo, straordinario, che dovrebbe dare futuro a tantissimi giovani e ci dovrebbero essere opportunità di lavoro per tantissime persone che non dovrebbero emigrare, un po' come ho fatto io, ma in altri ambiti.